A benedire l'ingresso di Sara Marcozzi e Roberto Santangelo in Forza Italia, il segretario nazionale del partito, vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. Notizia già nell'aria è stata ufficializzata in comune alla presenza tra gli altri del coordinatore regionale deputato Nazario Pagano. Roberto Santangelo, vicepresidente vicario della regione e presidente del consiglio comunale, era già federato con Forza Italia. La Marcozzi, dopo l'uscita dai 5 Stelle, era nel gruppo misto. Ingressi che di fatto allargano la maggioranza in consiglio regionale, con 19 seggi e Forza Italia torna primo partito con 7 consiglieri. Uno sguardo pure alle regionali, perché Forza Italia sosterrà Marsilio. L'Aquila tanto è una città alla quale noi siamo legati da sempre. Ricordo quello che fece Berlusconi per questa città. Siamo una città che noi a livello regionale governiamo, siamo maggioranza, ma soprattutto oggi si allargano le file del nostro gruppo in consiglio regionale. Diventiamo il primo gruppo in consiglio regionale con l'arrivo di due nuovi amici. Avevamo detto che Forza Italia guardava alle liste civiche, guardava ai delusi della sinistra e stiamo portando a casa i risultati di un lavoro che in queste ultime settimane abbiamo fatto, che è un po' quello che ci aveva detto di fare Berlusconi. No, noi siamo favorevoli a confermare i presidenti uscenti, Marsilio in Abruzzo e Bardi di Forza Italia in Basilicata. Per noi questi nomi non si discutono. A noi fa piacere che il nostro movimento politico abbia riacquistato una grande centralità e soprattutto grande capacità di attrazione, cioè che questi consiglieri regionali ci abbiano chiesto di aderire. È la dimostrazione che poi alla fine la centralità del nostro movimento politico, così come il modo forse di poter rappresentare come dire, la parte più moderata della politica nazionale, continua ad essere attrattiva. Certo, è ovvio che in Abruzzo siamo anche alla vigilia non solo delle elezioni europee come nelle altre regioni, ma anche di quelle regionali. Ovviamente ci rallegra, perché vuol dire che siamo in una fase sicuramente di crescita del nostro consenso.